Va bene, allora davvero Francesca, che cosa iniziamo a fare oggi tu ed io? Lo raccontiamo. Andiamo a spasso con i libri selvaggi. Da. Infatti io sono già Tu attrezzata con sei i libri. attrezzatissima, Sì, esatto. sì. Io sono attrezzata con scarponi, proprio pronta per andare a esplorare insieme ai bimbi. Quindi andremo a fare una passeggiata. Oggi iniziamo con una passeggiata a Monteveglio, lungo il torrente Ghiaia, e andremo a fare un po' di esplorazioni, a cercare un po' di tesori, un po' di animaletti, un po' di cose interessanti da osservare vicino all'acqua, sotto i sassi, insieme ai bimbi. E poi ci fermeremo ogni tanto anche per fare un po' di Per soste. raccontare Esatto. qualche bella storia, che io ho scelto con grande cura, cercando insomma di rimanere all'interno della natura, dell'ambiente naturalistico. Quindi ho scelto storie che hanno per protagonisti boschi, foreste, animali e anche sassi, ad esempio. Una delle protagoniste di Giustamente. oggi sarà una bella piccola montagna di sasso. Oggi saranno numerosi proprio i ciottoli, i sassi, e andremo a vedere anche quello che c'è sotto, se si fanno degli incontri particolari proprio vicino ai sassi del torrente, e quindi riusciremo proprio a intrezzare un po' questi aspetti. Quindi questa è la prima avventura del ciclo di incontri di quest'anno. Dicevamo oggi, iniziamo l'avventura di A Spasso con i libri selvaggi, che doveva iniziare in realtà la settimana scorsa, cioè Esatto. il mercoledì 2 maggio, ma a causa previsioni orribili abbiamo deciso di posticipare ad oggi e con fortuna, perché oggi il tempo ci è Ci amico, ci assiste, sì. assiste. E quindi il primo di quattro incontri che si svolgeranno nel mese di maggio, saranno oggi più altri 3 mercoledì, durante questi incontri esploreremo quest'anno tutto il territorio di Esatto, Valsamoggia. quest'anno abbiamo un po' allargato lo sguardo, nel senso che siamo usciti proprio dal territorio di Monteveglio per andare a cercare altri luoghi in Valsamoggia molto suggestivi, molto belli da esplorare, e sono per nostra fortuna numerosi, e quindi anche con l'intento proprio di far conoscere questo territorio ai bambini e alle loro famiglie. L'idea di ampliare l'esplorazione a tutto il territorio di Valsamoggia è stata una buona idea e ha riscosso successo perché io che ho ricevuto le prenotazioni ho già tutto il calendario pieno. Ci eravamo prefissati un massimo di bambini da Esatto. ricevere, da accogliere, per non rendere troppo dispersiva la passeggiata, Esatto. per far sì no che ognuno di È loro in realtà importante, sì. partecipasse, fosse coinvolto sia alle tue spiegazioni che alle mie letture. E quindi io ho già tutti gli appuntamenti full, pieni. Benissimo. Ovviamente i bambini sono accompagnati, vero? Non ne Certo, prendiamo, non certo. li teniamo No, tutti e noi. poi anche dalle esperienze degli anni scorsi abbiamo notato che sono anche proprio i genitori, i nonni, gli adulti che partecipano insieme ai bambini, che sono molto molto entusiasti di venire ad ascoltare le storie e a scoprire un po', la natura di questo Eh sì, territorio. che Quindi c'è un magari bel molti di loro non coinvolgimento. conoscevano prima, ecco, è Esatto. un'occasione anche per scoprire appunto un pezzo del territorio dove vivono che non avevano mai esplorato. E quindi, Assolutamente. E in occasione di questi incontri la biblioteca ha fatto un acquisto speciale, un acquisto abbastanza ricco di albi illustrati, tutti di argomento naturalistico, quindi come dicevo prima, legati a che hanno come protagonisti animali o elementi della natura. E ogni volta leggerò 4-5 storie che ho pescato fra questi libri nuovi acquistati, quindi ogni volta scopriremo nuove avventure, insomma, esploreremo magari una volta boschi, una volta prati, una volta fiumi, una volta foreste, una volta saremo in compagnia di volpi o una volta saremo in compagnia di lupi oppure di conigli o quant'altro. È Oggi sempre. inizieremo col bradipo, quindi oggi conosceremo il primo amico che incontreremo oggi sarà un bradipo che è l'ultimo ad accorgersi di una foresta che mano a mano viene disboscata, perché fa
famoso il bradipo per essere un dormiglione, sì. no? E quindi è l'ultimo ad accorgersi del pericolo che gli sta Poi incombendo, sì, addosso. è bella anche l'alternanza di alcune storie che divertono, altre che Assolutamente, incantano, emozionano, esatto. quindi ce Alcune sono n'è più per tutti i gusti. riflessive, altre proprio semplicemente fanno ridere, e altre fanno riflettere anche, Esatto, assolutamente, esatto. E si intrecciano assolutamente. molto bene proprio con la natura che andiamo ad esplorare, insomma, e quindi c'è proprio un legame che rende la lettura anche, no, più viva e più suggestiva anche. E una cosa bella che ho notato, che è sempre successa negli anni scorsi, immagino succeda anche quest'anno, che i bambini sono affascinati dai racconti sugli animali, sulle piante che Francesca fa. Proprio rimangono incantati, e non solo i bambini, anche gli adulti, perché anch'io stesso ho scoperto cose grazie Sì, ai tuoi sono racconti che. semplicemente storie da far emergere perché sono già lì pronte proprio per Ma essere nessuno se ne accorge raccontate. nella quotidianità, Sì, invece grazie bisogna avere un alla tua po' appunto l'occhio esperienza. attento, però sono davvero storie a volte molto particolari, anche l'elemento più piccolo, apparentemente più umile, di scarso interesse, in realtà può nascondere davvero delle storie molto molto belle che sono degne di essere raccontate. Io mi ricordo, ti dicevo poco tempo fa, che un giorno mi sono ritrovata, cosa che non mi era mai successo, a china su un prato a scoprire i fiori che c'erano al suo interno, cosa che nella mia quotidianità non avrei mai fatto, Certo. invece grazie a te mi sono messa a fare anche queste esplorazioni, Si cambia insomma. proprio un po' Si il cambia modo l'ottica, di, sì, il sì, modo di vedere le di stare in cose natura e di vedere e le cose, è è vero. vero, è vero.